forte però, forte, 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 più forte. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, come va? Freddo? Aspetta, aspetta, Lenno, perché facciamo un cambio programma. Tanto il pubblico di Sant'Agata di Puglia, l'applauso senza musica. Oh, bene, bene, bene. E allora poso il cappello e iniziamo questo spettacolo. Io intanto devo ringraziare l'applauso vostro. So che applaudire i politici è sempre difficile, però lo spettacolo è stato ovviamente offerto dall'amministrazione comunale di Sant'Agata di Puglia, quindi applauso altrettanto forte. Buonasera. Bene, bene, intanto ecco il primo che protesta, e ovviamente dall'agenzia melodica dei due miei amici impresari Jenny e Germano Sarcone, quindi grazie a loro. Io chiedo scusa già in anticipo, Alenne senza effetto per favore, chiedo già scusa in anticipo perché avevamo allestito la scenografia qui dietro, ma una parte di scenografia è arrivata ad Ascoli Satriano, quindi se voi vi trovate di passaggio ce la riportate indietro. Abbiamo perso un paio di barbe, un paio di capelli, pure le palle di Berlusconi sono volate via, quindi voglio dire, ne risentirà lui, ma noi comunque ci divertiamo lo stesso, è vero? Io mi presento per chi non mi conosce significa che c'ha buon gusto. Io mi chiamo Gennaro Calabrese, un nome, una garanzia. Signore, una garanzia. Il nome napoletano, il cognome calabrese è una garanzia, un avviso di garanzia. No, no, un nome, una contraddizione, anche se non è un nome d'arte, Gennaro Calabrese è proprio all'anagrafe. La mia faccia probabilmente mi dice poco, qualcosa in più la mia voce. Io per anni sono stato la voce di un programma di satira politica su Sky 1, Gli Sgommati. Vediamo, quanti di voi vedevano Gli Sgommati? Uno, tu, minchia, un programma di successo proprio, vabbè, fa piacere. Ma sapete, io in questo programma facevo le imitazioni, perché io fin da piccolo ho avuto non una passione per le imitazioni, un'ossessione. Io tutti i rumori, tutte le voci che sentivo dovevo ripeterle, tutte, fin da quando stavo nella pancia di mia madre. Che ne so, sentivo che mia madre la sera si lavava i denti e io dalla pancia se versavo un bicchiere d'acqua e io ripetevo. Facevo l'amore con mio padre e io ripetevo le parole di mia madre. Oh, ma sono passati 5 minuti, ma che già hai finito? Di tutto. E anche quando sono nato il problema non era finito, perché mio padre stava sempre davanti alla televisione 24 ore su 24 e io appresso a lui. Il problema sapete qual è? Che più televisione vedevo e più l'indomani mi svegliavo e parlavo con la voce dell'attore del film che mio padre si era visto la sera prima. Che ne so, mio padre si vedeva un film comico con Lino Banfi e mi immediatamente il giorno dopo mi veniva da fare la voce di Lino Banfi. Come sto contento. Cambiava canale, c'erano le partite dell'Italia. Allora il telecronista, quello che portava sempre sfiga, chi era? Bruno? Oh, non abbiamo mai vinto niente con Pizzole, portava una sfiga che quando passava lui erano i gatti neri che si toccavano, una cosa che io mi ricordo che Bruno Pizzole faceva più o meno. Amici sportivi, buonasera dal nostro Bruno Pizzol, il terreno di gioco si presenta piuttosto gibboso. Cazzo vuol dire gibboso, quello non l'ho mai capito, ma anche la musica era una rovina, perché io sentivo i pezzi che mio padre si sentiva, aveva comprato un vinile, un disco di Domenico Modugno nel blu dipinto di blu. Oh, io iniziavo a cantarla con la mia voce e poi mi trasformavo, più o meno così, guardate. Anzi, per scaldarci le prime strofe insieme, tanto è semplice, fa... Penso che un sogno così non ritorni. Ho svegliato, no? Ci siamo, seconda strofa. Mi dipingevo le mani e la faccia. Oh, poi mi trasformavo in Massimo Ranieri. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Sì, e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, cantare.
dolce suonava soltanto per te. Oh ragazzi, c'è Piero Pelù! A tempo con le mani, vai che ne arriva un altro, tutti insieme, via, insieme. È il blu, dipinto di blu, felice di stare lassù sulla terra. È il blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. In faccia al vento, che ce ne frega. Ed è tutto quello che vi racconto stasera, è reale. Quindi la musica e mi venivano a fare le imitazioni, ma pure a scuola. A scuola era una cosa incredibile, le interrogazioni. Io facevo la quinta elementare, mi ricordo. Ci avrò avuto sì e no 16-17 anni. Ci avevo una maestra, una cacacazzi incredibile. Ma davvero pure lei, tutte cacacazze, ah lei è cacacazze, me ne raccorto, sì, dall'inizio. Ci aveva la stessa voce dell'ex sindaco di Napoli, Rosa Russo. Oh, un lunedì mattina si è alzata con la luna storta, mi ha guardato dalla cattedra al banco e mi fa: Calabrese, Calabrese, vieni qui alla cattedra, vieni, facciamo un bel ripasso generale di storia, va bene? Adesso mi devi ripetere tutta la storia, dall'antichità fino allo sbarco in Normandia, tutta, minuto per minuto. Ammazzate Dio, come il programma sportivo, allora mi invita a nozze, tutto il calcio minuto per minuto. Mi alzai dal banco, andai alla cattedra e credetemi, dall'antichità fino allo sbarco in Normandia le ho ripetuto tutta la storia, minuto per minuto, più o meno così. Vado maestra? Vado! Ebbene gentili ascoltatori, un saluto dal vostro Porto Luzzi, dallo studio centrale di Roma. Campi di battaglia collegati, il campo principale che è il campo di Troia, alla linea subito ad Enrico Ameri. Ebbene gentili ascoltatori, siamo legati con lo stadio comunale di Troia, dove da 5 minuti abbiamo inizio l'incontro tra la squadra di casa e la squadra degli Achei. Arbitro dell'incontro il signor Polifemo, famosissimo per le sue sviste, e infatti poco fa Polifemo ha chiuso un occhio nel momento in cui Agamennone, rivolgendosi a Menelao, lo ha definito degno figlio di Madre Terra, cioè dire degno figlio di Troia. Nulla ovviamente da eccepire e la linea va subito all'Olimpo Francesco Repice. Straordinaria cornice di pubblico qui all'Olimpo per il derby tra Sparta ed Atene, il famoso derby del Peloponneso, e come sappiamo dirà più un Peloponneso che un carro di buoi, ma c'è qualcuno che deve intervenire. Sono Riccardo Cucchi, Traiano e l'Impero Romano dilaga, battuti anche i Galli. Galli in questo momento beccati dal proprio pubblico e la linea va subito a Genova Emanuele Dotto. A Genova Cristoforo Colombo ormai ha preso il largo con il suo tridente, la linea la Pinta e la Santa Maria, e la linea va subito in Francia Alfredo Provenzali. E qui in Francia poco niente da segnalare se non la brutta prestazione da parte di Napoleone, un uomo ormai finito se non in tutto sicuramente in buona parte, e la linea va subito a Milano Sandro Ciotti. A Milano sono 5 le giornate che mancano alla fine per sancire chi vincerà tra l'Impero Austro-Ungarico e Lombardo Veneto, e la linea va subito ad Ezio Luzzi. E mi dai la linea proprio quando Giuseppe Garibaldi è rimasto colpito alla gamba. Garibaldi supportato da 1000 hooligan, tutti vestiti in rosso, ma per lo sbarco in Normandia Tonino Raffa. Vantaggio, vantaggio da parte degli Stati Uniti con il generale Eisenhower, il quale ha realizzato un calcio di rigore per fallo di mano di Adolf Hitler. Hitler è entrato sul pallone a mano tesa. L'arbitro dell'incontro, il signor Stalin, ha immediatamente estratto il cartellino di colore rosso e la linea può tornare allo studio. Grazie. La maestra mi guardò in faccia e mi disse: Calabrese, a faccio cazzo! Con questa eleganza tipicamente. E poi
c'era l'ossessione per queste imitazioni che continuava, cresceva, perché il sabato pomeriggio, quando c'erano i soldi, mio padre con mia madre mi portavano a fare shopping. E allora qual è il problema? Che io entravo in un negozio, vedevo, che ne so, da un ottico un paio di occhiali e mi veniva subito a fare imitazione con questi occhiali. Un giorno dissi: papà, guarda questi occhiali, ma se me li metto addosso non somiglio a quello lì, a quell'allenatore di calcio lì, quello con la scucchia, col mento tutto in fuori, Fabio Capello? Abbiamo fatto un'altra partita dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico. Meno male che stasera non piove, perché ogni volta che piove tutta l'acqua mi entra qua dentro e non riesco. Oppure andavamo, che ne so, dal parrucchiere, dal barbiere. Se io oggi dovessi andare dal barbiere, l'imitazione che mi verrebbe da fare è di quell'allenatore là, che da giocatore, da allenatore, fatte consigliare a qualcuno, tu. E fatti dall'indirizzo Antonio Conte. Oh, Antonio Conte è sempre incazzato, vince gli scudetti. No Ancelotti c'aveva la faccia gonfia. Totti, no Ancelotti c'aveva la faccia più gonfia. Invece Conte sta sempre incazzato, c'ha sempre sta faccia. No dico ma stiamo scherzando davvero, ma non ho capito dove ridi, scusa, tu pensi che io per giocare uso trucchi? Guarda che io non uso nessun trucco, al massimo metto qualche parrucco la mattina proprio, e volete parlare di calcio o volete parlare dei miei capelli? Perché in entrambi i casi sarò sintetico, ve lo assicuro. E a proposito di capelli, la soluzione sai qual è, scoccolato? I cappelli, mettiti un cappello per coprire la tua la tigna, no? Come fece mio nonno, che amava i cappelli siciliani. Io ricordo, in questo negozio misurai questa coppola, ci abbinai un paio di occhiali da sole a goccia e venne fuori. Silenzio! Chi non lavora infatti avete un po' la faccia dei disoccupati voi, che poi chi l'ha detto che per fare l'amore bisogna lavorare? Con questa crisi che c'è andremo tutti in bianco, anche tu con senza crisi, E invece si può anche prima fare l'amore e poi trovare un posto di lavoro, no? Come hanno fatto tutte le amiche di Crivio. Di Silvio, sì. Tu dici quale amiche? Una a caso, una che mi viene in mente, che ne so, Nicol Minetti. Nicol Minetti, la milanese, 27 anni la Minetti, era già al consiglio regionale della Calabria, bravo. Guarda che se gli vedevi l'agenda era piena di impegni. Non c'aveva un buco libero la Minetti. Ed era anche laureata, alla Bocconi. Agli iscritti non era un granché, ma agli orari. When the city shoes are maybe longer and the sweet are longer on the color blue sky. And I may be longer on the street of London for the first time. The common seven, please and call in answer and choose all right. Grazie. Non ci vede che sono Grillo? Hai visto come sono agile e scattante? Ogni mattina faccio attività fisica perché ho capito che la cosa più importante nella vita è il movimento. 1, 2, 3, 4, 5 stelle.
stelle, 1, 2, 3, 4, 5 stelle. Non vorrete mica combinarmi? Sì. Se non fai attività fisica, ti combini con me, come Giuliano Ferrara. E io l'ho visto nudo a Giuliano Ferrara, eh. Un bambino. Un bambino. Non so se ci avete presente quei palloni gonfiati, quelli che si comprano alla festa, no? Che gonfiano con le bombole e poi sotto c'hanno quel nodino piccolino piccolino. Dale quale porca... Ah sì, il fischietto. Questo me l'ha dato il movimento. Perché dicono che quando parlo dico troppe parolacce, che sono diseducativo. E allora mi ha detto Casaleggio, usa questo, sfogati con questo, ca... E funziona, porca... Tu, brutta testa di... Oh, cazzo! Scusa, no, ogni tanto non funziona, dei cinesi, che devo fare? Non so... Che? Mi squilla il telefono? Ah, no, è il mio! Scusate! Scusa, pronto? Pronto, Grillo, sono il presidente Napolitano! Oh, presidente, mi dica che volevo c'è? Volevo dirti una cosa alla luce dei risultati delle ultime elezioni. Mi dica, presidente, mi dica! Ah, mi sono sfugato! Ma cosa ridete? Cosa ridete? Questi politici mi prendono ormai tutti per il culo! Ci manca solo che mi chiama Nicky Vendola e mi dice... Scusa, scusa, ma visto e considerato che adesso tutti ti prendono per il culo, te permetti te l'appoggio pure io, scusa. È pazzesco! Guardate che è una cosa incredibile! E invece, io da quando... Sono arrabbiata. Stasera ti faccio capire perché mi chiamano Mortadella. T'approvo una bella mozione di sfiducia. Facciamo un bel ribaltone, ti riempo il buco del debito pubblico. Ma perché, secondo voi, davvero qualcuno dell'Ulivo gli ha mai messo le mani addosso alla Bindi? Ma che, quella era l'unica extravergine dell'Ulivo esistente, secondo me. Ma chi se la calcola? Invece, voglio dire, grazie, no, voglio dire, se sei vecchio, basta. Decidi di andare in pensione, no? Quanti di noi, anche giovani, se ne vanno in pensione? Come per esempio Papa Ratzinger. Cioè, Papa Ratzinger è stato bravo perché dice io sono vecchio, non ce la faccio più, me ne vado in pensione. E ha fatto bene, santità! Müller! Geht's! Cross! Carissimi, ciò... Che cosa ho qua? Una cosa che ripete. Carissimi giovani... E carissimi, diversamente giovani, in Ecclesia Santorum, in Eccelsis Deo, in Vino Veritas, in Scarpe Adidas. Adesso me ne sono andato in pensione. Non mi calcola più nessuno, da quando è arrivato Papa Francesco, nessuno più mi caca. Sono triste. A voi piace Papa Francesco? Sì! Più di me? Sì! E certo, perché Papa Francesco dice le belle parole. Papa Francesco dice San Pietro non aveva il conto in banca. E credo, non aveva trovato l'intesa con San Paolo per questo. È vero. Mannaggia a me, e che me ne sono andato in pensione, ho perso pure gli 80 euro di Renzi, sono triste, quel giorno io ancora me lo ricordo, quando a Piazza San Pietro tutti aspettavano il nuovo Papa,
si doveva affacciare il camerlengo, il cardinale, per annunciare il nuovo papa, ma se era fatto tardi, i cardinali avevano bevuto. L'unico che gli era rimasto mezzo lucido era questo. Sei bello tu. Annuncia Bobby. Claudia Magno. Abemos papa. Ogni volta che faccio sto scherzo sui campanili c'è una botta di culo che suona sempre. Scusate, sono un po' così perché è fumata bianca che mi ha fatto. Eccellentissimo, reverentissimo, altissimo, purissimo. Bravo. Cardinal per... Cribio. Per... Ludica, cardinale, Ludica, che mi avete fatto pontefice. Zitto, stai, voleva il settennato e si è beccato 7 anni. Però come papa lo vedo bene io a lui, eh? E beh, lo potremmo chiamare Pio. Papa Pio, tutto quello che c'è da pigliare. Mi piace. E invece no, lui è argentino, cardinal per Goyo, eccolo qui. Sorelle, buonasera, buonasera, ma quanti bei bambini che ci sono, dategli una pizza e dire che gliela manda il Santo Padre, eccomi qua, sono il vostro Papa nuovo, è il Papa di tutti gli italiani, cioè a dire il Papa della povertà. Quanto è bella la povertà, eh? È bellissima la povertà, mi piace la povertà? Io invece ringrazio i politici italiani che hanno portato la povertà in Italia, è meraviglioso! La nebolata la papalina. E comunque...